Ciao, mi chiamo Alessandro Del Bianco, ho 13 anni, corro nella Senior 70 e oggi siamo qua a Varano e vi porto con me. Siamo a Varano per l'ultimo round del campionato italiano Mini GP. Questa serie è propedeutica al Moto Mondiale, organizzata direttamente dalla Federmoto, e da qui sono usciti tutti i grandi campioni del Mondiale, da Dovizioso a Melandri, a Pasini, a Simoncelli. Oggi abbiamo voluto seguire la giornata di Alessandro Del Bianco. Alessandro Del Bianco corre su una moto ZPF preparata da Davide Capirossi, al quale io adesso passo il microfono per farcela spiegare. Salve, allora questa moto qui è moto ZPF, telaio intralliccio come la Ducati, sospensione, montiamo delle sospensioni Ohlins, ammortizzatore posteriore esterno e Ohlins interni come pompanti molle. Il motore è il motore Derby, gruppo termico, questo qui è 70 cc, corsa e i cavalli, c'ha 20 cavalli, possono arrivare queste moto qui. In questo motore qui, come carcassa esterna di monoblocco, è standard, quello che cambia è albero motore e cilindro. Carburatore è un carburatore del 28 Mikuni, marmita anche questa fatta da sempre ZPF, che ha costruito il telaio e la moto. Comunque c'è niente da dire, è una moto che è veramente una moto molto 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 bella, anche vedersi e come si guida per i bambini è una cosa eccezionale. Allora, prestazioni così come la vedete molto molto buone. Certo che la ZPF da fuori con due versioni, da la versione ammortizzatori standard posteriori e anteriori con forcellone in ferro, questo invece è un forcellone in alluminio fatto da noi, ecco. E mentre Davide Capirossi sistema la moto di Alessandro Del Bianco, noi incontriamo Emanuele, il papà di Alessandro. Buongiorno. Tensione come sempre ad ogni gara. Come tutte le gare, è inspiegabile per chi non ha un figlio che corre, quindi... Ma far correre un figlio, a parte ad essere sempre una grande tensione dal punto di vista emotivo, è anche un grande sforzo da tutti gli altri punti di vista, è anche uno sforzo economico. Sicuramente soprattutto economico. Ecco, allora perché un papà decide di fare una cosa di questo tipo? Ma fondamentalmente per passione, che si cerca di tramandare i figli, anche se poi io non ho mai corso in vita mia, però sono appassionato delle due ruote, ho cercato in qualche modo di tramandargli a mio figlio, l'ha presa, andiamo avanti. Alessandro Del Bianco adesso ha 13 anni, da quanti anni corre? Come l'hai messo? Come l'ha messo in moto per la prima volta? Siamo partiti con le mini moto e corre da 7 anni, abbiamo fatto diversi campionati italiani con le mini moto, abbiamo fatto i trofei, quest'anno facciamo la mini GP, classe 70, e niente, si parte per gioco e poi dopo diventa non un mestiere ma comunque uno sport vero e proprio ad altri livelli. Ecco, ma in che punto della carriera di un bimbo il gioco poi si trasforma in un impegno? Che cos'è che dà quello switch? Sicuramente quando si cerca di andare avanti si vede che ci possono essere delle qualità per poter andare avanti, ecco che da lì si fa il salto e si cerca di cominciare a trovare delle squadre con cui correre. Quest'anno siamo con Capirossi. Sì, esatto, io mi sto sudando come una bestia. E quindi da lì diventa uno sport, insomma, diventa una, oltre alla passione del genitore, uno sport per il figlio. I ricordi sono tanti, immagino, soprattutto quando il bimbo inizia a muovere i primi passi con le due ruote. Ma la prima vittoria, quella che ha scombussolato la famiglia, qual è stata? Ma sinceramente non me la ricordo. Mi ricordo la prima volta che Alessandro è andato su un podio, che poi era un terzo posto ed era felicissimo perché a due giorni che provava a salire e scendere a questo podio voleva sapere come si stava, tutto lì. Senti, ma la tua prima esperienza in moto quando è stata? È stato perché l'hai voluto tu o perché ti ci ha messo tuo padre e tu ancora non capivi bene? È stato perché lo volevo io. Mio papà per il mio compleanno mi ha comprato una mini moto
La prima volta è stato in un parcheggio con una tuta di fisichella e siamo andati in questo parcheggio con la mia mini moto a provare così, a divertirmi un po'. Sì, ma diciamo compleanno di che anno? E facevo i 7 anni e compivo 7 anni e quello penso che sia stato uno dei regali più belli che mi hanno mai regalato. E invece la vittoria più bella, il momento in pista che ti ricordi e che dici questo non me lo scorderò mai? Penso alla mia prima vittoria a Gagliano Park nell'Europeo e nel 2006 dove sono riuscito a vincere una gran battaglia contro Maximilian Kappler e ero contentissimo. Questa stagione com'è andata? Partita molto male. Cioè alle prime 4 gare non sono mai riuscito, cioè andavo a punti massimo, prendevo 3-4 punti e andavo dodicesimo perché o cadevo io o avevo gran problemi con la moto. Poi dopo siamo passati con Davide Capirossi, un bravissimo meccanico, subito abbiamo fatto 2 secondi posti e poi dopo subito una vittoria. Beh, incredibile perché Alessandro Del Bianco nelle interviste parla come un grande, ma tu guidi anche come un grande? Non lo so, finora stiamo andando molto bene. Siamo secondi a pari merito in campionato, adesso si vedrà qua a Varano, si deciderà chi tra me e Alex Marzocchi riuscirà a prendere il secondo posto in classifica. Senti, non bisognerebbe dirlo, ma noi ti abbiamo visto piangere, però un pilota non deve piangere. Lo so, però oggi in gara 1 a Varano ero primo e solamente che un pilota mi ha disarcionato dalla moto praticamente perché è arrivato talmente forte in una curva che si è appoggiato contro di me buttandomi fuori pista e rovinandomi una gara che poteva diventare una vittoria assoluta e un gran secondo posto in classifica, così proprio alla prima curva. Ma tu gli hai spiegato che non si fa così? Ancora no, dopo glielo vorrei spiegare in pista. O se mi vede è meglio che mi lascia passare perché sennò sarò un po' aggressivo. Comunque questo campionato è abbastanza avvicinabile dal punto di vista economico. Sì, dobbiamo dire molto onestamente che questo sport, purtroppo dovendo contare su un mezzo meccanico, non sarà mai uno sport assolutamente popolare. Noi stiamo facendo tutti gli sforzi per cercare di far sì che l'impegno economico sia il più basso possibile e comunque per far sì che anche chi non può o non vuole spendere grossi capitali, diciamo, per l'attività possa comunque essere competitivo. Noi abbiamo avuto dei ragazzi che hanno ottenuto risultati eccellenti avendo il papà che li segue e che fa da meccanico, da preparatore atletico, da cuoco e da tutto, insomma. Come garantite la sicurezza in un campionato che ha come protagonisti dei bambini? Dunque, noi ovviamente innanzitutto facciamo attività solo ed esclusivamente su impianti omologati e questo già di per sé è una garanzia di sicurezza, in quanto abbiamo un sistema di omologazioni fatto da tecnici molto qualificati che ci dà delle assolute garanzie. Oltre a questo il direttore di gara ed io seguiamo gara per gara, effettuiamo dei sopralluoghi e vediamo se in qualche punto al nostro giudizio può essere necessario apportare degli interventi migliorativi, ma non perché sia carente la struttura, quanto perché, proprio perché parliamo di bambini, in alcune situazioni può essere più maggiormente consigliabile intervenire in un modo piuttosto che in un altro.